Nel Vajira Sutta, la monaca Bhikkhuni Vajira subisce il tentativo di confusione, spavento e distrazione da parte di Mara, cui peraltro ella sa opportunamente resistere e rispondere. Mentre il maligno, Papimant, si esprime facendo riferimento al concetto di essere, che è in realtà un errato punto di vista, Dittigata, la Bhikkhuni osserva che qui in vero non si trova essere, Nayidha Sattupalabhati, ma soltanto un mero mucchio di Sankhara, aggiungendo poi che come per una raccolta di parti, Anga Sambhara, è usata la parola Saddha, carro, Ratha, parimenti, Evam, quando ci sono, Santesu, i Kandha, è convenzione, Sammuti, parlare di essere. Nella parte finale dei suoi versi, Vajira sostiene che niente a parte la sofferenza sorge, niente a parte la sofferenza cessa. Come intendere ciò? Avanzo la seguente ipotesi. Il dukkha è legato a ciò che è condizionato, sankhata, cioè tutto tranne il nibbana. Ciò che sorge e cessa è solo il condizionato. Il Nibbana, invece, non nasce e non muore. Di conseguenza, dato il legame tra sofferenza e condizionato, si può anche dire che ciò che sorge, sta e cessa è solo sofferenza, come dice esplicitamente la monaca. Solo la sofferenza sorge, sta e scompare. Dukkhameva hi sambhoti, dukkham tittati veti cha. Al Vajira Sutta fa esplicito riferimento il Milinda Pañha, opera celeberrima tra le più note della letteratura buddista antica, che vede confrontarsi dialogicamente il re indogreco Milinda, ovvero Menandro I, secondo secolo a.C., e l'erudito monaco Nagasena intorno ad una ricca serie di tematiche dottrinali che incuriosivano il re e che del resto dovevano stare a cuore anche alla comunità buddista del tempo. Tra queste spicca l'esposizione, con cui si apre il secondo libro, del non sé, con la sconcertante affermazione dell'introvabilità della persona di Nagasena stesso. Questo, in vero, è meramente una denominazione, sankha, designazione, samanya, concetto, pagnatti, modo di parlare, vohara, solo un nome, namamatta. Effettivamente, qui nessuna persona esiste. Na hetha pugalo upalabhati, dice Nagasena, suscitando comprensibilmente perplessità in Milinda. L'esempio del monaco, per far comprendere al sovrano l'arduo e controintuitivo insegnamento del non sé, è famoso. Come un carro è convenzionalmente definito dalla totalità integrata delle sue parti, così è anche per la persona. E a questo punto viene fatta menzione dei corrispondenti versi del Vajrasutta.